giro nel supermarket della vita con aria trasognata ed il carrello vuoto. C'è chi sceglie fra sconti sulla dignità e il prezzo che qualcuno ti dà, l'etichetta al posto di un nome, e sceglierai la storia che conviene, quella da esporre nelle vetrine, quella dei regali a Natale, mentre nascosto alla realtà il desiderio vero sarà nella lista di ciò che non si fa. Tu compra, tanto la vita non è una banconota. Ciao, sono Luca, ho 22 anni e sono di Roma e nella vita faccio l'erborista e mi sto laureando in sviluppo delle risorse umane. Di essere gay, praticamente non l'ho scoperto, l'ho sempre saputo e le prime avvisaglie ci sono state quando avevo già 8 anni, però a 15 ho preso coscienza di questa situazione, di questa condizione, e l'ho confermata con me stesso cominciando quello che è stato il mio percorso di coming out a livello familiare, scolastico e di amicizia. Vivere il mio coming out da adolescente, quindi in una fase già molto fragile da un punto di vista psicologico, in un contesto come quello romano del 2000 non è stato semplice. Il mio coming out è cominciato appunto nel 2004, cominciando a frequentare a 16 anni un circolo di cultura omosessuale romano che è il Mario Mieli. È un circolo di cultura che si batte per il riconoscimento dei diritti civili, che fa volontariato con persone sieropositive, che svolge molte iniziative insomma sul territorio romano per la comunità gay. Io avevo 16 anni, il primo giorno che sono andato lì era novembre 2004, non mi ricordo esattamente il giorno, e mi ricordo che prima di entrare ero dall'altra parte del marciapiede, ero da solo. E mi ricordo che non avevo coraggio ad entrare perché era quasi oltrepassare una soglia appunto importante, no? Quella di fare il coming out non più solo con sé, ma farsi riconoscere come omosessuale anche da altre persone. E dei volontari, specialmente uno, Antonio, che mi vide, mi invitò ad attraversare la strada ed entrare con lui. Io mi ricordo che il primo giorno non partecipai alla welcome, che è appunto la riunione che si effettuava la domenica per dare il benvenuto ai nuovi iscritti. Io non partecipai perché mi ricordo che mi vergognavo da morire, perché avevo 16 anni, ero entrato in un mondo totalmente diverso. Quel giorno mi ricordo che nessuno, i miei amici, i miei genitori, nessuno sapeva dove ero, perché ero per me era una cosa proprio impensabile di confessare una cosa del genere. Però poi la frequentazione del Mario Mieli mi ha invece dato una grande forza, perché ho trovato persone che vivevano la mia stessa condizione, persone che vivevano le mie stesse domande, i miei stessi dubbi, le mie stesse perplessità anche in relazione magari a tante situazioni che vengono a nascere nella società, che magari non si comprendono. E ho frequentato il Mario Mieli per 2 anni, in cui ero diventato fra l'altro anche io volontario, quindi ero anche io che davo un appunto aiuto attivo e proattivo alle attività, insomma. E mi sono poi distaccato per una impossibilità tecnica temporale, e, insomma, quindi limiti tecnici. E parallelamente è cominciata invece un po' di più la mia frequentazione in quello che è, no, il mondo gay dal punto di vista dei locali, di queste realtà che magari conosciamo un po' meglio nelle grandi città. Frequentare questi locali nel 2004-2005 non è stato come frequentarli oggi, era totalmente diverso. Il 2004-2005 mi ricordo ad esempio la famosa attuale Gay Street, a poche centinaia di metri da qui, era un solo locale, eravamo ghettizzati, passavano in continuazione le persone per strada urlando froci, fischiando. Non esisteva nulla di quello che esiste ora, l'abbiamo costruito tutti noi, anche io nel nostro piccolo, frequentando questa realtà, creando quindi questo quartiere, via
vicolo forse più indicato viste le grandezze. Allora, il coming out è un momento che tutti e tutte prima o poi dovremo affrontare, insomma, tutti quelli che vivono questa condizione di orientamento sessuale. E la differenza che c'è proprio fra noi e i nostri fratelli eterosessuali, insomma, sta proprio in questo. Sta nel fatto che noi, a differenza loro, dovremo affrontare nella nostra vita un momento particolare di forte introspezione e soprattutto di forte coraggio. Perché quello che serve, girando poi intorno, si possono usare tante metafore, si parla molto, però quello che serve poi in realtà è tanto coraggio e tanta sicurezza in sé. Perché il momento del coming out significa non solo confermarlo a sé, ma soprattutto non aver più paura e non limitarsi più in relazione a quelle che sono dei dogmi che ci vengono imposti dai parenti, dalla società, dai vicini di casa. Io personalmente ho avuto una grande fortuna, perché oltre ad aver incontrato magari il Mario Miani in un'età particolare, sono sempre stato un ragazzino, anche a 15 anni, a 14, un ragazzino molto sicuro di me, deciso, determinato, cocciuto e anche tanto incazzato con il mondo, tanto. E più si va avanti negli anni, nell'età, e più i complessi poi aumenteranno. Perché? Perché sono anche poi di più le pressioni sociali che arrivano crescendo con l'età. Io ho avuto questa fortuna di trovare il coraggio e gli strumenti, perché poi servono anche gli strumenti per fare coming out. Non è una cosa poi così difficile, cioè nel senso, quello che bisognerebbe cercare di fare è pensare sempre qual è lo scopo del mio coming out. Io credo che lo scopo di ognuno di noi dovrebbe essere la libertà di poter parlare tranquillamente anche tra virgolette a tavola, a casa, se si è fidanzati, e non dover inventare il nome al femminile, o quello di non dover inventare finti nomi di finti locali dove si va a ballare, quando si va a ballare ad esempio a Roma la mucca assassina, per non dire il gay village. E liberi al lavoro, liberi di me, ad esempio io ho 22 anni, di me sanno tutti i parenti, sanno tutti gli amici, sanno qualsiasi lavoro ho fatto, hanno sempre saputo, ma non perché l'ho mai detto, perché poi sono una persona che personalmente preferisce anche non parlarne, ma non per una questione di vergogna, proprio perché io credo che poi ogni persona abbia tanto da offrire, non solo il proprio orientamento sessuale. Però ammetto e ribadisco che l'orientamento sessuale è una cosa molto importante, non va tra virgolette né repressa né nascosta, perché poi connesso all'orientamento sessuale ci sono tantissime cose, come il poter, l'affettività, il poter parlare della propria affettività, il poter essere liberi di camminare anche per strada per mano con il tuo ragazzo, la tua ragazza, se vuoi, senza dover aver paura degli sputi che ti arrivano o degli insulti che ti arriveranno. Certo, daranno fastidio, perché poi tanto non è che se fai coming out non ti arriveranno forse uguale a prima, la differenza è che te ne fregherai un po' di più. Perché? Perché non hai la paura di dover pensare a cosa potrebbero immaginare i tuoi genitori, o come potrebbero comportarsi con te, o se ti potessero sbattere fuori di casa, perché quando hai fatto coming out diventi libero a tutti gli effetti. Pertanto prendi la vita pienamente, la vivi pienamente, la vivi con felicità anche, perché la situazione di repressione, la cosa che poi è più importante ricordare è che è proprio questo, è che porta all'infelicità. Perché io mi ricordo che quando non ne potevo parlare, anche perché il mio coming out è stato un coming out molto lento, che si è snodato negli anni, io quando i primi anni non ne potevo parlare, io mi ricordo che vivevo una situazione dentro un inferno, perché tu sai di non essere quello che gli altri immaginano, ed è una cosa terribile a livello psicologico, proprio perché sai in parte di ingannare gli altri, in parte di ingannare te stesso, e soprattutto che questo inganno non deriva da una tua cattiveria, ma deriva da una, tra virgolette, da una necessità che quasi senti di doverti nascondere. Arriverà poi, io credo, nella vita di tutti un momento in cui un po' te ne freghi, un po' sei stanco, un po' sinceramente i tempi cambiano e quindi c'è maggiore apertura e ti apri al mondo. Quello che però è importante ricordare è che secondo me prima lo si fa e meglio è, perché posticipare il compito lo rende solamente più difficile, rende solamente più ostacoli su questo nostro percorso. Da giovani è più semplice, primo perché si hanno un po' più di palle, un po' più di pazzia nel fare le cose, un po' più di incoscienza pure. Io quando l'ho detto a 15 anni l'ho detto con la paura,
ma non pensavo neanche all'ipotesi, oddio, mi sbatteranno fuori di casa, perché a 15 anni non, se pensi a tutto e pensi a niente. E poi l'altra fortuna, tra virgolette, guardiamola così, a 15 anni non ti possono sbattere fuori di casa.